Buongiorno a tutti e ben ritrovati anche questa mattina con le informazioni di Molise TV, cari amici telespettatori. Oggi è sabato 3 dicembre e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto la sfida della comunicazione scientifica, malattie rare, cittadini, il Neuromed in campo accanto ai pazienti e ai familiari, anche con la comunicazione, quindi il mezzo fondamentale per fare da intermediario. Asta pubblica il catamarano di Termoli venduto ad un gruppo coreano e poi Camporo SRL Cooperativa Scuola e Lavoro, queste tante altre, le imprese in rosa premiate nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso in occasione della quinta edizione del premio imprenditrice dell'anno Maria Rossi Sabelli. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie del quotidiano del Molise. In risalto parliamo di sanità, in rivolta anche i privati. Dopo Italia al settore, la Cattolica alza i toni. Vogliono farci chiudere, sbagliato fidarsi. E scontro aperto anche con il privato dopo la pubblicazione del decreto del commissario ad acta. Neuromed, decreto illegittimo, per noi un colpo mortale. Frattura replica, la regola del rigore vale per tutti. E poi continuiamo con una notizia sempre politica, infrastrutture, dal CIPE arrivano 188 milioni per ferrovie, viabilità e manutenzione dighe. Proseguiamo invece con il referendum di domani, al voto 256.000 molisani, la consultazione per la riforma costituzionale. E ieri mattina le premiazioni, lo abbiamo già visto, imprenditrice dell'anno, vincono quattro sorelle, si tratta appunto delle sorelle Colavita. E poi stazioni sciistiche, Campitello Matese, gestione alla DGA, la cronaca invece a Venafro, travolge una donna con l'auto e scappa via, un settantenne di Cassino fermato dalla polizia. Campobasso, Palazzo San Giorgio, maggioranza. Oggi la verifica. Battista chiede unità. E Isernia, appunto, nascite del Veneziale verso la chiusura. Prevista la disattivazione entro la fine del 2017. Passiamo adesso allo sport. Serie D, Agnone, colpo Margarita. Vitelli va via. Torna in rosso-blu. Questo l'interrogativo. Sempre Serie D, Lupi, Novelli ridisegna la difesa per la sfida al Monticelli. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Primo Piano Molise. Anche in questo caso a centropagina la sanità, tagli ai privati, terremoto nel settore. Dura la reazione della Cattolica. Abbiamo sbagliato a fidarci, così rischiamo la chiusura. Il Neuromed insorge e impugna pure il piano operativo al TAR per la riduzione di 11 posti letto. Il commissario però difende il decreto che dà una sforbiciata al budget. La regola del rigore vale per tutti. E poi il provvedimento è sul Burme, ufficiale. Addio al punto nascite dell'ospedale Veneziale. Nel Taglio Alto invece non solo neve, dal 17 riapre la stazione di Campitello Matese. La gestione degli impianti affidata alla DGA SRL, la sola ditta ad aver risposto al bando della regione. Frattura, dopo 15 anni si conclude la exit strategy e questo era uno dei nostri obiettivi di mandato. Sempre nel Taglio Alto, opere pubbliche, dal CIPE 188 milioni per le infrastrutture in Molise, 150 sono per il raddoppio della Termoli Lesina. Nel taglio laterale invece zuccherificio, Martina convoca il tavolo ma gli operai sono pronti a occupare la fabbrica. E proseguiamo sempre nel taglio laterale con la cronaca di Isernia, investe una donna e fugge, la polizia rintraccia e denuncia il pirata, è un settantenne. E Lidl manda in tilt la giunta di Palazzo San Giorgio, leggiamo invece nel taglio basso, tre assessori disertano la seduta, tra questi anche Salvatore Colagiovanni con deleghe al commercio, malumori dunque per il nuovo centro commerciale nel capoluogo di regione. Vediamo adesso insieme le notizie sportive, Serie D, Olimpia Agnonese, porte scorrevoli al Civitelli, scusate, Vitelli saluta, c'è Margarita, l'ex San Nicolò, voglio rimettermi in gioco ed eccellenza macchia ufficiale l'arrivo di Di Matteo, esordisce
esordirà in uno dei cinque anticipi. Calcio a 5, Isernia con il Ruvo, Campobassani contro due Lucane, testa coda, Venafro. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto, paventata vendita della sede della Camera di Commercio di Isernia, Iorio interpella Frattura. E poi Campobasso riapre con urgenza la Don Milani, oltre 456.000 euro restituiti in 3 anni e mezzo, questo è il bilancio della delegazione regionale del Movimento 5 Stelle. Proseguiamo con una notizia sempre politica relativa alla regione Molise, approvato dal CIPE il piano operativo per 11 miliardi e mezzo per una maggior manutenzione e sicurezza per strade, ferrovie e dighe. E adesso l'attualità, Monaco interroga Frattura su fondi CIP e poi Campobasso, referendum costituzionale, ANIEM si è schierata come sappiamo già di recente e vi è quindi l'articolo apposito, ricordiamo domani la votazione. E poi Campobasso, la Fondazione Giovanni Paolo II sollecita Italia attribuiti alla sanità. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali, vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con Renzi Grillo il rush finale, il premier orientato a dimettersi se vince il no, il leader del Movimento 5 Stelle, anche la sconfitta ci darà forza. Per Boschi arriva il giorno del giudizio, a destra e nel PD le due fronde, lo spettro della scissione. E poi Rosberg, ritirarsi da numero uno, avevo un sogno, l'ho realizzato. Vediamo adesso insieme le notizie del Fatto Quotidiano. In prima pagina quella che probabilmente Renzi definirebbe una accozzaglia, si tratta di un gruppo di politici, artisti, cantanti, attori e quindi personaggi del mondo dello spettacolo che si dichiarano orgogliosi di votare no. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Libero. In risalto tasse, Salvini ha ragione, Russia, Ungheria, Polonia, chi ha adottato un'imposizione IRPEF uguale per tutti i redditi e ha visto salire il PIL, Trump e Londra pensano di seguirli, la vuole anche il leader leghista, tutti lo sfottono ma è l'unica salvezza, aliquota unica al 15%. E poi la cronaca, non volevo uccidere loro ma le loro sofferenze, la coscienza del presunto assassino. E nel taglio basso, Roma regala case a chiunque ed è costretta ad affittarle per sé, la Raggi cerca 50.000 metri quadri d'uffici. Continuiamo il nostro appuntamento con le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. A centropagina gli italiani a referendum, il premier in poche ore in gioco 20 anni, Grillo, il paese è diviso, D'Alema ma che rischio stabilità, alta tensione sul voto estero. E poi Intesa arriva Ilva, 1,3 miliardi al risanamento. Nel taglio alto invece la cronaca, Bari, il lavoro nero sfiora il 60% e solo 7 milioni per i debiti dei consorsi di bonifica. Proseguiamo con lo sport nel taglio basso, Formula 1, Rosberg lascia, mi basta un mondiale, per il calcio oggi il Bari ospita la Salernitana. Passiamo adesso alle notizie di Avvenire. In risalto il duello è concluso, decidono i cittadini, Renzi col no parola al colle, tanti voti dall'estero, domani il referendum, il premier un sì per cambiare, Grillo, Berlusconi e Salvini bocciare la riforma che non farà ciò che promette. E poi i martiri per la fede, presto 24 nuovi beati. E ancora rapporto Censis, la generazione che sarà più povera dei propri padri, Italia sfiduciata ma capace di resistere.
Proseguiamo adesso con lo sport. Vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport che titola con Riecco il Napoli. Micidiale avvio degli azzurri, due gol in 5 minuti. La difesa di Pioli ancora in tilt. Inter travolta nell'anticipo al San Paolo, finisce 3-0. Nel taglio alto invece c'è Conte che difende il primato contro Pep e Messi sfida Ronaldo in un classico da brividi. Higuain dall'assalto all'Atlanta dei Miracoli. Nel taglio laterale Stramaccioni, Io, Moratti e il calcio di periferia. E poi la notizia della giornata: Rosberg mi ritiro, Mercedes su Vettel. Il ferrarista può liberarsi con una clausola. Ancora sport, vediamo le notizie della Gazzetta dello Sport. A centropagina parliamo sempre di Napoli-Inter, Napoli 3, Inter a 0. Leggiamo: blackout dei neroazzurri, la Champions diventa un miraggio. Al San Paolo domina Sarri, Pioli crolla ancora. E poi Atlanta, assalto al gigante, ragazzi terribili di Gasperini stasera all'esame della Juve. Dybala non convocato. Nel taglio alto il coraggio di Nico: Rosberg sorprende il mondo, ho vinto, mi ritiro felice. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo, vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi auguro una buona giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da. Signora, dico a lei. Ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per sabato 3 dicembre. L'alta pressione viene disturbata da umide infiltrazioni occidentali. Tempo discreto tra medio-bassa Puglia, inizialmente anche Molise e Basilicata. Tra pomeriggio e sera avanzano tuttavia annuvolamenti sparsi con qualche piovasco proprio tra Molise e Nord Puglia, in genere debole e localizzato. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi, in linea con le medie del periodo o lievemente superiori nei massimi. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 4, massima 9, Isernia 4, 12, Termoli 11, 14. Il meteo è stato offerto da. Signora, dico a lei. Ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.